Italo Disco ist in erster Linie ein sehr kurioses Phänomen. Manche finden es schrecklich und andere sind passionierte Fans. Many of the artists were projects. Many of them could not really sing. There was a voice on the record and another picture on the cover. Se non ci fosse stata quella musica, il sound europeo degli anni Ottanta non ci sarebbe mai stato. Gli anni Ottanta sono stati raccontati molto molto male, sono stati raccontati in maniera molto superficiale. Italo Disco is a virus, a magical virus. È stata l'unica forma musicale nuova prodotta in Italia. Ist Lebensgefühl, ist Witz, ist Soundeffekt für eine andere Welt, in der die Sonne scheint und in der man einfach Spaß haben will. I brani dell'Italo Disco ascoltati in discoteca erano equivalenti alle cartoline, ai gadget, alla maglietta. Era un grande souvenir d'Italia, di quell'Italia calda, l'Italia dell'estate che non finiva mai. So many impressions and so many feelings that it stuck with me all these years. Amazing. Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts taucht ein kurioses und unterhaltsames Genre in der Musikszene auf. Es scheint aus einem anderen Universum zu kommen. Süchtig machende elektronische Rhythmen, eingängige synthetische Klänge und meist in bizarrem Englisch gesungene Texte. Ein einzigartiger musikalischer Mix, der in Italien geboren wird und in kurzer Zeit die Welt erobert. Ein Genre, das Lichtjahre von den engagierten Liedermachern jenes Jahrzehnts entfernt ist. Manche sagen bis heute, Italo Disco ist das sensationell uncoolste Genre, das je geschaffen wurde. Bei mir nicht. Also ich lese natürlich auch viel in der Musikpresse über Italo Disco und auch kritische Stimmen dazu, aber ich bin dann immer so weit, dass ich mir denke, ich rufe den jetzt an und erkläre den Journalisten das alles nochmal, wie es wirklich war. Es gab natürlich am Ende Sachen, die unrelevant waren oder schnell gemacht wurden. Oft zu melodiös, zu poppig, zu kitschig, zu fast schon trashig. Gab es natürlich auch, aber es gab die Anfänge von Italo Disco, fand ich sehr innovativ. Deswegen ist es so schwer, Italo Disco unter einem Namen zu verallgemeinern. Und deswegen muss ich von meiner Seite sagen, dass es Italo Disco für mich zum Teil für den unglaublichsten Trash steht und gleichzeitig für die totale Genialität. Creare un successo mondiale è praticamente impossibile. Molta gente crede che ci vuoi, metti due botti e vai. Prova a farlo. Mi ricordo che eravamo nella tua cucina e c'era come al solito un synth. C'era sempre un synth da qualche parte della casa, anche in cucina. Ed eravamo con due personaggi, erano in Righiera. Ci siamo messi a... ed è venuta fuori una canzone. Era... Vamos alla playa. Dopo è sempre molto facile spiegare, ah cavoli, avete fatto un pezzo commerciale. Commerciale è un cavolo, perché era qualcosa di completamente diverso da quello che c'era in quel periodo e il suo impatto col pubblico, col mercato fu devastante, cioè devastante e devastò in qualche maniera anche noi. Geboren aus der Zusammenarbeit von Righieras Kreativität und dem Gespür von La Bionda wird Vamos a la Playa 1983 zu einem weltweiten Sommerhit. Wenige achten in jenen Jahren auf die Underground-Stimmung des Songs.
Sein dystopischer Text handelt von nuklearen Explosionen und radioaktiven Winden. Era un pezzo new wave, elettronico, con influenze Kraftwerk. Alla fine venne fuori un qualcosa che inizialmente venne anche rifiutato da qualche casa discografica perché il pezzo era veramente molto strano. Vamos a la playa, oh oh oh. Und die Playa ist nicht nur ein zentrales Element der spanischen Refrains der schauspielerhaften Band Regueira. Der Strand ist auch einer der grundlegenden Orte für die Geburt und Entwicklung des Italo-Disco. Wir reden vom Strand der Adriatischen Riviera, einem Ort, der traditionell dem Tanz, der Musik und dem Spaß zugetan ist. 1975 öffnet tatsächlich in Gabice an der Riviera, zwei Jahre vor der Geburtsstunde des berühmten Nachtclubs Studio 54 in New York, ein in Europa einzigartiger Nachtclub seine Pforten. La Baia degli Angeli, die Bucht der Engel. Wenn man die Geschichte von Italo Disco versucht wirklich zu komprimieren, dann kann man wahrscheinlich das runterdimmen auf einen Club, der Baia degli Angeli hieß, wo ein sehr reicher Italiener den Traum verwirklicht hat, eine Fantasielandschaft zu kreieren, wo man zwei Tage tanzen kann, sich amüsieren kann und der Welt entfleuchen. Dieser Club wurde so einflussreich, dass in ganz Italien Diskotheken gebaut wurden, die ähnlich waren zu diesem Baia degli Angeli. Non stiamo parlando di discoteche, nel contesto italiano dobbiamo parlare di mega discoteche, cioè di luoghi che corrispondono ad una visione, ad un'interpretazione del tempo nuovo, grandi, aperti, che contengano persone capaci di integrare, molto democratici, dove non ti chiedevano chi era l'ingresso, erano luoghi preposti ad una nuova forma di tempo libero. Se non decliniamo l'Italo Dance, l'Italo Music, chiamiamola come vogliamo, con la scoperta e la colonizzazione del tempo libero, non capiremmo il perché di questi luoghi, dove era possibile sognare, anche con musica, naturalmente non eccelsa, direbbero i critici, e chi se ne importa, però con musica che permetteva di riempire le piste delle mega discoteche. La Baia aveva anche una posizione strategica sulla collina di Gabice, questa costruzione fronte mare con un bellissimo panorama e anche con delle novità tecnologiche. Per esempio la cabina del DJ era situata in un ascensore. Siccome la Baia ha due o tre piani, l'ascensore serviva al DJ per guardare la pista di sotto, poi passavi al primo piano e guardavi le altre piste sopra. E lo stesso DJ, mentre vedeva tutto il locale, aveva anche la vista mare, dove venivano proiettati i raggi laser. Das war eine Innovation, die gab es vorher nicht. Denn früher war der Discjockey in den 60er Jahren jemand, der einfach die Platten aus dem Regal genommen hat, die dem Club gehört haben, und hat die hintereinander gespielt. Das war keine Kunst. No art of the Discjockey. Die Italiener waren mit die ersten, wo der Discjockey ein Kreateur wurde, der komplett neue Soundwelten geschaffen hat. Der Discjockey als Künstler ist, glaube ich, eine Erfindung der Italiener der 70er Jahre. Da war Italien auch in Europa führend, was so eine DJ-Kultur betrifft. Ich hatte jahrelang keine Chance, in Italien aufzulegen. Das kam erst in den 90ern, weil die 80er auch kontrolliert waren von den besten DJs. War schon ein großes Business in Italien. Nightlife, Clubkultur, Musikproduktionen und sehr viele Labels, große Vertriebe. Es war ein riesen Wirtschaftszweig in Italien. Gruppo Internazionale. Internazionale, così Simone. Facciamolo dire a loro stessi. Dove vieni tu? Trinidad. Trinidad, e tu? Martinica. Martinica, e tu? Germania. Germania, e tu? Inghilterra. Inghilterra. E where do you come from? Ma io sono italiano. Bravo. Un applauso all'italiano di Catania. Diese Mischung aus dem italienischen Kultur-Background, den italienischen Fähigkeiten zu kombinieren, kombiniert mit der
Kopie des amerikanischen Sounds hat neue Arten von interessanter Popmusik geschaffen. Die Labionda-Brüder waren mit bei den erfolgreichsten, weil die Folge von dieser wilden Kombination an Musik war oft, dass es noch popaffiner war als vielleicht die eigentliche originelle Disco-Musik. Precursori, i nominatori, quelli che definiscono il perimetro, gli Argonauti. Noi venivamo dal pop, dai Beatles, da queste cose, e abbiamo cercato di introdurre nella disco questi elementi, stile arte di arrangiarsi italiana, ma ci piaceva tutto. I Labionda ti fanno capire che c'è qualcosa che unisce l'artigianalità, l'artigianato, ad uno stile internazionale, mediterranei dal sud verso il nord, il percorso contrario e opposto agli ABBA. Ci sono gli ABBA che dalla Svezia, novelli normanni, arrivano ovunque, e ci sono i fratelli Labionda con riff melodici molto semplici. Invado nel mondo. 1, 2, 3, 4, give me some more. Auf ihrem künstlerischen und kulturellen Werdegang, der sie zu den elektronischen Ufern der Italo-Disco führen wird, ist Deutschland eine grundlegende Etappe für die Brüder Labionda. In den 70er Jahren ist nämlich hier die pulsierende Disco-Hauptstadt Europas, München. Disco und die Stadt München gehören seit Mitte der 70er Jahre zusammen. München war eine der ersten Städte, in denen überhaupt die ganze Discomanie ausgebrochen ist. Denn in München waren auf der einen Seite sehr viele Musikstudios auf sehr hohem Niveau. Dann waren in München sehr viele amerikanische Musiker auf sehr hohem Niveau, denn in München waren, wie in ganz Deutschland, amerikanische Soldaten stationiert, die ihre eigenen Radiosender hatten. Und es gab so ein paar Städte in Deutschland, die Zentren dieser amerikanischen Kultur waren. München war ganz vorne dabei. Und diese Kombination aus Elementen hat dazu geführt, dass viele Produzenten, Musiker, Sänger nach München gezogen sind, um teilzuwerden dieser innovativen Musikblase. Il luogo di lavoro che per noi era l'Italia si apriva, e la dimensione di apertura di questo luogo di lavoro e anche di proposta musicale era l'Europa, e in questa, diciamo, collocazione Monaco di Baviera era veramente il punto centrale di riferimento dal quale partivano i primi segnali di questa voglia di musica nuova che per noi era molto affascinante proprio per il senso di novità che dava rispetto a quello che eravamo abituati a fare, cioè era quel cambiamento che noi cercavamo. München hatte eine Tradition durch Karajan in bestimmten Sounds. Also Karajan war obsessiv bei Aufnahmen im Studio. Obsessiv. Er war ein Perfektionist und er wollte immer, dass die Orchesterteile sozusagen separat zur Geltung kommen. Und das war nur erreichbar durch bestimmte Arten, wie man ein Mikro setzt und nach bestimmten Arten, wie man was aufnimmt. Das heißt, in München gab es das Bewusstsein, was heißt Sound. Und hier war das Instrumentarium vorhanden. Das heißt, man hat begriffen, nicht die Gitarre, nicht das Klavier, nicht das Sax, das Studio ist das neue Instrument. Meine Damen und Herren, was Sie jetzt hören, ist nicht meine Stimme. Es ist ein Vocoder. Und in München treffen Labionda auf den revolutionären Sound eines anderen Italieners, der vor ihnen die Alpen überquert hatte. Giorgio Moroder aus Südtirol, der Schöpfer des Sound of Munich. Seine Muse? Donna Summer.
Sound of Munich, den es gab, war eine Revolution und ein Vorgriff in die weite Zukunft. Vielleicht sogar, weiß ich nicht, 15 Jahre vorgegriffen. Und da war schon alles, bei I Feel Love war schon alles genau definiert, was eine mögliche Zukunft bringen wird. Und das war ja weit vor House, kurz vor Italo Disco. 77, glaube ich, Giorgio Moroder, München, war ein Startschuss für eine neue musikalische Weltrevolution. La disco music degli anni 70 parte con La Bionda. Sono fondamentali per avere la disco music italiana ad altissimi livelli. Poi c'è anche Celso Valli, c'è Pino Presti, c'è Mauro Malavasi, importantissimo, c'è Claudio Simonetti e con lui ci sono Vivian V, ci sono gli Easy Going e l'Easy Going poi prende il nome da una discoteca gay che io avevo aperto appunto nel 77. Baby I Love You dà veramente la spinta per passare da quel decennio al decennio successivo. Gli Easy Going sono un gruppo che annuncia che l'Italo Disco è dietro l'angolo, sta arrivando, e da cosa ce ne accorgiamo? Da due elementi. Primo elemento, i colori, le coreografie che ricordano certa gay culture da Studio 54. E dall'altra parte il fatto che in discoteca è diventato un luogo di incontri e di possibili flirt. Many people think I'm the blonde or the redhead or the brunette, no, but I don't even know which videos I'm in as the flirts. Because we did so many different things in the beginning, I was just the voice of the flirts and other productions from Bobby Orlando. This was typical in the 80s. First came the song, and then when it had success, then the producer would think, who are we going to put on the cover? At a certain point, the girls, the original girls who were on the cover of the Flirts left the group, and we had an American tour set up, a Canadian tour, and Europe. All of a sudden, I was out of the studio and in front of the camera. I became the redhead, so I had to cut my hair short, dye it red, which was, oh God, that was totally crazy. The Flirts, il sex appeal dell'Italo Disco. Questa è una cosa molto importante, la variabile di genere. La loro presenza era molto importante perché era un po' già il contraltare del machismo dominante, del machismo diciamo molto esibito e anche contraffatto in alcuni casi, molto presente nell'Italo Disco. Oh, I'm ready for your passion. Oh, I'm looking for your loving. Passion with the Flirts, wow, I really love that track. Probably my number one American disco song. And Linda Jo Rizzo, it's amazing you were a part of the Flirts back then. Now Linda is connected very much to the Italo disco scene in Europe. But if I have to stick to my strict definition of Italo disco, which is made by Italians in Italy and released on an Italian label. Ah, sorry Linda, it's just on the edge of Italo disco.
This is Italo Disco. Exactly this bold synthesizer action you only find in Italo Disco. Make contact. Riding in a spaceship, 1984. Picking up a signal, never heard before. Wanna be your lover, wanna be your lover. Wanna be your lover, not just be your friend. Wanna be your lover, wanna be your lover. Wanna be your lover, not just be your friend. Ground control's excited, I'm here all alone. Radio transmission chills me to the bone. Outside in the darkness, something waits for me. Now I see its picture forming on TV. Wanna be your lover. Nei dischi degli anni Ottanta, e specialmente nella Italo Disco, l'uso della tecnologia elettronica è fondamentale, e questo ha rappresentato la novità anche nel panorama italiano. L'uso di questi strumenti costringe anche il compositore a creare della musica appositamente per questo tipo di sound, quindi cambia la mentalità. Ogni 2-3 mesi usciva una tastiera nuova oppure una batteria elettronica nuova, e questo dava al produttore e all'arrangiatore delle chance di utilizzare una palette sonora veramente diversa. È stato un grande momento di novità, no? Tutte queste tastiere, strumenti che arrivavano, e noi che assorbivamo questi suoni e cercavamo di poi di suonarli, farli nostri, di imparare anche a usarli, perché era, insomma, era difficile anche imparare a usare queste strumentazioni. The first moment I listened to Italo Disco, I got a completely shock. It was full of synthesizers, and you have to remember I grew up in the 70s with traditional music, and the synthesizer was new around 1980 in lots of music from the UK, which I listened to. But when the Italians entered and brought synthesizers, they tweaked it a bit and make a much more bold attitude, and that blew me away. Sicuramente della Italo Disco esistono due anime, una che è quella tecnica dell'arrangiamento e delle sonorità che derivano dagli strumenti elettronici soprattutto, e l'altra è la vena romantica che aveva la musica Italo Disco, ed è per questo che molte canzoni hanno ottenuto un successo così grandioso, perché la parte elettronica mista a questa magia melodica ha fatto sì che il pubblico potesse essere immenso. I Like Chopin non ti fa pensare a una musica elettronica molto spinta, ma è una delle tante anime di Pierluigi Giombini, è un'anima romantica, è il New Romantics dell'Italo Disco ed è rappresentato dal suo massimo esponente che è Paul Mazzolini, ovvero Gazebo. Solo il pensiero di sottoporre a Frédéric Chopin una mia canzone mi mette in uno stato di terrore, per cui ti dico la verità, preferirei non fargliela ascoltare e non sapere che ne pensa. Cosa potrebbe arrivare all'orecchio di un genio simile ascoltando questi suoni incredibili per lui? Cosa scaturirebbe, cosa direbbe? Ecco, questo sarebbe interessante, purtroppo non lo sapremo mai. Thank you.
in Italia, per chi veniva dall'estero, ballavi un brano, lo ascoltavi, magari tornavi col 45 come ricordo di un bellissimo soggiorno nell'estate infinita, sotto il sole di Rimini, Riccione, Positano, quello che vuoi. L'Italo disco era l'inno nazionale, era il sottofondo, era la colonna sonora di quell'estate. Coming to Italy, to the discos, were totally out of this world. They had L'Altromondo studios in Rimini, which were amazing. Outside there was a huge spaceship taking off from Earth, and inside you had robots driving around, clearing the dance floor, and during the show each night you saw a spaceship coming up from the floor. That was something I've never seen before and never seen since. Diese aufwendigen, sehr schönen Flyer, die man gerne mit nach Hause genommen hat, die ganze Dekoration im Club. Es war sehr teuer, es war wirklich ein Ereignis, es war eine Show. Auch die Lichter waren anders gestaltet, es war wirklich hypermodern und für mich eine völlig neue Welt. L'Italian Touch, tocco italiano, quello che adesso si chiama Made in Italy, Made by Italy, Italian Touch. Cioè c'è tutto, c'è tutto, c'è l'attenzione al dettaglio, c'è la platea, c'è un senso di condivisione. I particolari, i dettagli, i flyer, i bigliettini dati omaggio, la stessa attenzione prima di tutto estetica. In Italia si balla per estetica, non si balla per fare la rivoluzione come in Messico, non si balla per cambiare il mondo come nella swing in London, si balla perché ci si veste da ballare, si balla perché magari ci si è spaccati la schiena tutta una settimana, però la possibilità di andare con la mia bella a ballare. E questo l'Italian Touch, cioè l'attenzione scrupolosa e maniacale al ballo come rito. In den italienischen Discos waren auch deutsche Touristen im Sommer oder skandinavische Touristen oder dänische Touristen, die dort im Sommer dann diese neue Art von Disco gehört haben. Als sie zurück nach in ihren Heimatort gefahren sind nach den Sommerferien, wollten sie diese Musik mitnehmen. Dadurch wurden die italienischen Diskotheken-Songs plötzlich in Deutschland im Radio gespielt. Nachdem sie in Deutschland zum Radiohit wurden, wurden sie vielleicht auch in Schweden oder in England zum Radiohit. We are walking like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. Io andai in vacanza a Londra e non credevo alle mie orecchie, le radio trasmettevano Dolce Vita. Tra Michael Jackson, Culture Beat, Elton John, c'era Dolce Vita alla radio. Dolce Vita, ein 4 Millionen Mal verkaufter Hit, wird von vielen Plattenfirmen zunächst abgelehnt. Pierluigi Giombini, von Schulden überhäuft, schafft es schließlich, den Song 1982 Severo Lombardoni vorzuschlagen, einem der wichtigsten Großhändler und Plattenproduzenten der italienischen elektronischen Tanzmusik jener Zeit. Und der Severino, das war wirklich ein toller Mann und ein toller Macher, muss ich wirklich sagen. Das war ein Familienunternehmen. Seine Schwester hat die Lizenzverträge gemacht und er war sehr musikalisch. Die ganzen DJs oder die Produzenten, was auch immer waren, die kamen immer zu Lombardoni und haben ihm die Bänder angeboten. Ja. Io sono andato da Lombardoni, fu una cosa incredibile. L'ascolta e disse: il sound è quello, lo riconosco, mi piace, ma la canzone non mi piace tanto. Io mi sono sentito, ecco, dico, vabbè, c'ho ancora qualche soldo, mi compro una pistola. In quel momento entra una ragazza che era l'aiutante, una segretaria, che dice: che bella canzone! E lui fa, col suo accento da bergamasco, ti piace? E la fa: è bellissima! Thank you.
noi avevamo degli atteggiamenti molto plastici anche, e poi facendoli in due venivano rafforzati, un po' come la routine dei musicisti di soul, che facevano dei balletti tutti insieme, no? Ma le nostre pose non erano soul, ma erano pose futuriste, perché pensavamo al futuro. I punk distruggevano tutto e dicevano no future. Lo step successivo, un altro, fu quello di agganciare il futurismo su questo atteggiamento di fare qualcosa di nuovo, per cui ci mettevamo, indicavamo il futuro, cioè pose di futuristi, tu vedi le foto dei futuristi sono tutti così, cioè noi eravamo futuristi e io sono futurista ancora. È un video pazzesco quello di Non Tengo di Nero, è paradigmatico e decisivo. È una ottima introduzione alla dinamicità, al dinamismo, al vorticismo del futurismo. I veri divulgatori di Marinetti in Italia sono stati Righiera, non i critici d'arte. La Italo Disco, così come mi veniva presentata allora, mi faceva un po' schifo, devo dire. La consideravo molto commerciale, molto cheesy, come si suol dire. Cioè, non era una musica che mi piaceva. Poi mi sono reso conto che è un contenitore molto vario. Non si può considerare un genere, ma un insieme di sottogeneri. E così scopri che, oltre ai dischi molto commerciali, come I Like Chopin, ci sono anche dischi molto particolari, molto underground, come Cotto, Chinese Revenge, un pezzo favoloso per me, che lo suono tuttora, sono 50 anni che lo suono ormai, Cotto. Italo Disco is very complex. It's underground and it's commercial. And that's the beauty about Italo Disco. Della musica non si butta via niente. Infatti un brano che magari 30 anni fa mi faceva schifo, oggi posso riscoprirlo e magari lo suono a 33 giri piuttosto che a 45 e succede il miracolo. Nell'Italo Disco ci sono tantissime canzoni che non sono molto conosciute, questo dispiace, e ci sono dei brani invece che sono, secondo me, assolutamente eccelsi. Casco, Cybernetic Love, è uno di quelli da mettere top 10, lo produce Salvatore Cusato, H. Casco, un DJ che viene dalla Calabria con la valigia di cartone e va a lavorare in Svizzera. In quella canzone tu hai i Chemical Brothers per, diciamo, la gestione del pezzo, i Daft Punk, potrei dire due o tre livelli di house music, amore cibernetico, una lettera d'amore verso l'avvenire, sulla strada dell'Italo Disco, importantissimo. Wenn man Musik wie diese alten, gewisse alten Italo-Disco-Platten hört und dann hört man Daft Punk, dann ist es doch erstaunlich, wie ähnlich und wie verwandt diese Musik ist. Daft Punk wiederum versuchen so zu klingen wie gewisse Stücke, die die Italiener in den 70ern und 80ern gemacht haben. Das heißt, man kann auf jeden Fall sagen, dass viele Italiener zukunftsweisend produziert haben und teilweise Stile entdeckt haben, die 20 Jahre später eigentlich erst im Mainstream angekommen sind. Thank you.
Anfang der 80er Jahre wird der deutsche Importeur Bernhard Mikulski auf das musikalische Angebot von Severo Lombardoni und seinen Kollegen aufmerksam und trägt wesentlich dazu bei, den italienischen Sound über die Grenzen hinaus zu verbreiten. Also mein Mann war natürlich schon lange im Schallplattengeschäft. Er hat viele Produktionen damals schon gemacht und er hatte auch ein sehr gutes Ohr und konnte auch gut beurteilen, ob das ein Hit wird oder nicht. Und ich bin ein bisschen musikalisch, bin ich auch. Und dann habe ich noch ein bisschen meinen Senf dazu getan und habe gesagt, ja, das könnte wahrscheinlich auch was werden. È stata una persona molto importante nella mia carriera perché ha sempre creduto in me. Bernard aveva capito che l'Italo Disco era un'ondata di freschezza nella musica, aveva capito che c'era del business e quindi si buttò. Wir sind dann, nachdem uns einer den Hinweis gegeben hat, es gibt da eine Firma, die ist in Mailand und die haben einen kleinen Zauberer hinten auf dem Etikett, sind wir nach Mailand gefahren und haben diese Firma gesucht. Also es war schon ganz schön schwierig, sagen wir mal, die richtigen Leute in der richtigen Straße zu treffen, hauptsächlich dann, wenn man kein Italienisch sprach. Il termine Italo Disco è stato creato da Bernard Mikulski in una compilation di canzoni stile La Mia, voleva pubblicizzare che erano canzoni di quel tipo e si inventò lo slogan Italo Disco. Da lì è nato Italo Disco. Das war dann ein geläufiges Wort. Aha, diese Produktion kam aus Italien. Deswegen dieser Name Italo Disco. When you find the light when upset shade away. If you never, never let me go. Ed ecco Savage. Ma questo nome dove l'hai pescato? L'ho pescato nel vocabolario di francese. Negli anni 80 era di moda avere un nome internazionale. Io ero appassionato di un fumetto che si intitolava Doc Savage e mi piaceva la parola Savage però pronunciata alla francese, Savage. Cry Tonight è stata scritta in un quarto d'ora, 10 minuti, no? Poi mi sono messo lì, macchina da scrivere, come si usava negli anni 80, ta-ta, ho buttato giù un pochino le parole del testo e così è nata. Io come carattere sono un pochino introverso, quindi all'inizio trovarmi davanti alla telecamera e poi davanti anche a migliaia di persone che guardano diritte verso di me è stato un po' forte, no? Siccome non sapevo ballare, dovevo inventarmi qualcosa di particolare, per cui ho avuto l'idea di fare dei movimenti con le mani, no? Quindi mettermi le mani davanti agli occhi, fare dei movimenti particolari. Don't let me go. Don't cry tonight. Don't cry tonight. Was das Italo-Disco auch ausmacht, ist die radikale Frechheit von vielen italienischen Produzenten, indem sie oft Sänger genommen haben, die nicht identisch waren mit der Personality des Künstlers. Ja, das war also mal was Neues, was die Italiener, also ich kannte das nicht und mein Mann kannte das eigentlich auch nicht, dass man, sagen wir mal, faked Künstler vorne hinstellt. Il modello fake di questo stile musicale prendevo un po', diciamo, di fiore in fiore. Ti serviva un corpo, ti serviva un gruppo, ti serviva un coro, ti serviva un look, eccetera. Das war gang und gäbe im Italo Disco. Das wurde erst 20 Jahre später dann in Deutschland zu einem großen Skandal, nämlich als Milli Vanilli erfunden wurde. Und der Skandal von Milli Vanilli war, dass die Sänger nicht selber gesungen haben. Die haben den Grammy zurückgeben müssen, aber keiner hat daran gedacht, dass diese ganze Idee des falschen Sängers in Italien 20 Jahre vorher erfunden wurde. Zumindest professionalisiert wurde. Ho visto un po' di ragazze scalmanate qui, ma succede solo per denaro anche per gli altri.
One of the perfect examples of a project and a voice was the Den Harrow. Tutti sapevano che Tom Hooker era il cantante e Den Harrow era l'immagine che poi saliva sul palco e andava in televisione. Però andava bene a tutti. It's the same with the flirts. It's the same. I don't want to mention other names because it's not fair, but I don't think it really matters. Dean Harrow, wenn das ein Italiener ausspricht, dann heißt es Denaro. Und Denaro steht für Geld verdienen. Und das ist der Kern des Italo-Discos, auch wenn es später romantisiert wurde von Fans und Disc-Jockeys. Denaro. Money, money, money. The fans love specific artists. They have this dream or this fantasy and this love. Let them have it. It doesn't really matter. It's about the song. It's about the success. I fan sono importantissimi perché è la tua connessione con il mondo esterno. Obwohl im Genre Italo-Disco männliche Gruppen und Sänger dominieren, taucht in seiner letzten Phase plötzlich die sinnliche Vitalität und der draufgängerische Charakter einer Teenagerin auf, die Millionen von Gleichaltrigen zum Träumen bringt. Ogni grande movimento ha bisogno di un'icona, ha bisogno di una regina, ha bisogno di qualcuno che faccia capire che i tempi sono cambiati. Questa regina, questa icona, basta il nome e cognome senza aggiungere altro. Sabrina Salerno che canta Boys. È il massimo dell'epopea dell'Italo Disco. La prima volta che ho capito di essere molto famosa è stato in un aeroporto spagnolo. Stavo aspettando i bagagli insieme al road manager e ad un certo punto si aprono le porte e vedo tipo 20 fotografi. Dico, caspita, sicuramente ci sarà Mick Jagger, Ross Stewart. Mi sono fatta un film nella testa perché ero convinta ci fosse una star mondiale. Quelli della casa discografica mi avevano avvisato, mi avevano detto, guarda che su di te c'è un'attenzione folle e sei ai primi posti in classifica. Quando sono uscita, cioè, ho avuto uno shock perché tra l'altro poi ero senza trucco, vestita in scarpe da ginnastica e jeans in maniera molto semplice, come una ragazzina di quell'età. E lì sono entrata in macchina, ho detto ok, ho capito, adesso sono diventata famosa. Ma è stata un po' wow, una doccia fredda. Boys, quando io cantavo Boys, la mia pronuncia era pessima, si capiva che non ero inglese, ma il video, la mia fisicità, la canzone così yeah, così facile da cantare, è stata la carta vincente. La Defina Fellini, la rappresentante più eloquente della donna italiana contemporanea. Mamma mia. Le femministe a Bilbao, la prima volta che mi esibì in una notte di Capodanno, mi hanno assalita con, c'erano, fai conto, 30.000 persone, hanno iniziato a tirare bottiglie sul palco, perché per le femministe mostrare il corpo era qualcosa di sbagliato, era qualcosa di ingiusto, era qualcosa di inappropriato. In realtà non è così. Cioè, voglio dire, io col mio corpo faccio il cavolo che voglio. Primo, non mi faccio comandare da nessuno, la faccia è mia, il corpo è mio. Molte persone mi accusano forse di usare troppo il mio fisico per questo, per avere successo, ma questo l'ha fatto anche Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Sophia Loren stessa ha usato il suo fisico per avere successo. Io ho usato questo ruolo perché mi faceva comodo, tutto qua. D'altronde dovevo vendere un prodotto.
E quindi mi andava benissimo di farlo così. Perché mai dovrei nascondermi o vestirmi da monaca? Perché non dovrei usare le cose che ho? D'altronde sono io, sono Sabrina. Chiamami femminista o non femminista, non lo so. Io ti dico solo che sono per la parità di diritti. Diritti che ancora oggi non ci sono. Sabrina, das war natürlich ärgerlich. Da haben wir leider nur das erste Lied bekommen von der Sabrina. Und das zweite Lied, das hat uns jemand weggeschnappt, wegen ein paar hundert D-Mark damals, Vorschuss. Einfach nur ärgerlich, aber mein Mann ist natürlich auch manchmal mit Fehler behaftet und sagt, nö, das zahle ich einfach nicht, sehe ich nicht ein. Und deswegen hat es uns ein anderer weggeschnappt. Das war wirklich schade. Obwohl sie mit nur wenigen Mitteln produziert werden und im Gegensatz zu weltweiten Erfolgen wie Boys von Sabrina Salerno der breiten Öffentlichkeit unbekannt sind, gibt es im Italo-Disco-Kosmos Songs, die den großen Teich überqueren und unwissentlich eine neue musikalische Revolution starten. Der Song Dirty Talk von Klein und MBO, 1982 in Forlì aufgenommen, wird in Chicago gefeiert. Waren Meilensteine in der Dance-Musik und elektronischen Musikkultur. Ganz einfacher, magischer, genialer Popsong. In Chicago gab es einen Radiosender, der hieß Hot Mix 5. Da waren drei, vier lokal berühmte schwarze DJs, die alle scheinbar keine Musiker waren, die aber diesen Italo-Disco-Sound liebten und ihn gern nachmachen wollten. Dieser Sound wurde am Schluss House genannt und war eigentlich nur eine schlechte Kopie von Italo Disco, der wiederum eine schlechte Kopie von amerikanischer Disco war. Und wenn man das so auf den Punkt bringt, dann dreht sich der Dance-Kreis immer zurück. Schließlich haben die Italiener diesen ergiebigen Prozess der kulturellen Vermischung bereits im Filmgeschäft erfolgreich erprobt. Italo Disco ist so etwas wie der Italo Western. Il mito fondativo degli Stati Uniti d'America viene creato ex novo da un genere, gli spaghetti western. Allo stesso modo si crea l'Italo Disco. C'è qualcosa che li accomuna? Il fatto che questi due mondi hanno avuto successo anche all'estero e sono stati prodotti in Italia. Io tra l'altro, avendo avuto mio padre che era un compositore di colonne sonore anche per questo tipo di film, trovo che possono essere accomunati. Ich habe beides geliebt, den amerikanischen Western und den Italo Western. Und genauso habe ich den Italo Disco geliebt. Ende der 80er Jahre lässt die Liebe des Publikums zu Italo Disco nach und die Musik, die ein Jahrzehnt lang italienische Sommer und die Winter jenseits der Alpen mit ihrem Glitzersound erfüllte, verschwindet von der internationalen Musikszene. Purtroppo è diventata anche un po' la fabbrica delle salsicce, perché sono nate delle strutture che mettevano 8 persone a fare tutti i giorni musica, quindi a quel punto si perdeva quell'elemento che era anche un po' personale. And the magic was gone. Quando alla fine degli anni Ottanta ci hanno detto che questo genere era finito, ma anche il vinile era finito, noi ci siamo liberati di questi pesi, di questi magazzini che erano strapieni. Aber nach der Ruhepause in den 90er Jahren kommt mit dem Internet zu Beginn des neuen Jahrtausends die Italo-Disco überraschend zurück, um die Herzen der Fans auf der ganzen Welt zu begeistern. Back in the 80s, I didn't know that many people who were as passionate about Italo like me. But in the zeros, when the Internet kicked in, I got a huge surprise and suddenly I discovered it had a revival. Within a very short time, I became friends with everybody in the world with that passion.
It took a pause and now it's back. I think Italo Disco has such a strong following, even though it's a specific following, it will not die. I think it's gonna stay. And the 80s are back, so we're all back on stage after 30 years, and it's incredible. I think the world needs that today. L'Italo Disco è arcaica, è ancestrale, non è né moderna né postmoderna. Primitiva, immediata, dermica, sudata, impresentabile, cialtrona. Bellissimo. La musica è arte e a volte artigianato, ma in ambedue i casi ha bisogno di astuzie per sopravvivere. E noi le nostre astuzie le avevamo terminate, le carte ce le avevamo già giocate tutte quante e pensavamo che non ce n'erano più. Invece oggi noi abbiamo ancora delle carte da giocarci e questa volta ce le giochiamo fino in fondo. I dischi non li butteremo mai più via. Parola d'onore, parola di DJ.